tutti, io faccio solo da introduttore. Praticamente l'evento c'è già stato, nel senso che ringraziamo le televisioni che sono venute qui invitate dai gruppi di Forza Italia, di Camera e Senato per questa iniziativa. Però siccome noi siamo anche collegati via Facebook con coloro che attraverso i siti di Forza Italia e i siti di diverse associazioni che hanno contribuito in maniera decisiva a questo evento, prego tutte le persone che interverranno di farlo nella consapevolezza che quindi non solo la diretta Facebook, ma anche poi le immagini che verranno registrate e riproposte, documenteranno per tutte le persone interessate quello che stiamo facendo. Considerate le modalità, ahimè, restrittive, che valgono anche per il Parlamento, per cui poi pregherò le varie relatrici di parlare da qui, che è anche meglio dopo, ai fini della, diciamo, trasmissione e diffusione Facebook e registrazione dell'evento da questo podio, in modo tale che le immagini siano più nitide, di farlo ovviamente in sintesi, perché proprio la mediaticità anche dei social ci induce ad essere concentrati. Darò io per primo buon esempio limitandomi a una serie di ringraziamenti. Intanto a Maria Stella Giorlandino, presidente di Artemisia Onlus, e a Maria Grazia Cucinotta, presidente di Vite Senza Paura, dalle quali, insieme alla dottoressa Solveig Gogliani, che è una importante giurista, è venuta la sollecitazione ad assumere questa iniziativa legislativa. Ci siamo incontrati, ne abbiamo parlato nel merito e devo ringraziare l'onorevole Versace, che è la responsabile per Forza Italia di queste tematiche, in generale delle politiche sociali, ma ovviamente anche di tutto ciò che attiene, ahimè, al doloroso capitolo delle violenze contro le donne, che hanno visto in Forza Italia sempre un riferimento legislativo importante, norme sullo stalking, norme di varia natura, hanno visto i gruppi di Forza Italia sempre nelle legislature recenti protagonista di iniziative. Tant'è vero che qui oggi rappresentano i gruppi parlamentari della Camera la capogruppo Maria Stella Gelmini e in rappresentanza del gruppo al Senato anche dalla Presidente Bernini, che è impegnata con altre vicende connesse alle emergenze del Paese, che l'hanno chiamata a una riunione, e qui rappresentata con la Vicepresidente del gruppo, la Senatrice Gallone. C'è la responsabile di Azzurro Donna di Forza Italia, l'onorevole Katia Politori, e ovviamente torno a ringraziare in particolare Maria Stella Giorlandino e Maria Grazia Cucinotta. Maria Grazia Cucinotta, anche nei giorni scorsi, con un'intervista che ho letto sul Tempo e in tante occasioni di presenza nel dibattito, ha richiamato la necessità di un più forte impegno, ma non devo certo precedere quello che dice. Ringrazio lei per l'attività anche che svolge come testimonial. Maria Grazia Cucinotta tutti l'apprezziamo per la sua capacità artistica, non solo di interprete, ma di produttrice, di promotrice di tante azioni culturali che ho avuto modo di valutare e apprezzare, però anche per la sua, come dire, attenzione a tematiche che non vedono mai sufficienti risposte. E quindi la proposta di legge, di cui casomai la Reule Versace del prima farà una sintesi, vuole aumentare le risposte. Quindi sono stato sintetico e quindi comincia questi interventi l'onorevole Versace, che poi deciderà lei dopo a chi dare la parola in sequenza. Grazie Maurizio, anche perché avere un uomo accanto a questa iniziativa intanto non è scontato e poi insomma fa, secondo me, rafforza ancora di più il concetto. Io ringrazio, mi unisco ai tuoi ringraziamenti e vado subito un po' al nocciolo, anche per non annoiare e non essere ripetitiva. Questa proposta di legge nasce da una concertazione, da un confronto durato anche un bel po' insieme alla Solveig Gogliani, che io ringrazio perché è stata anche molto paziente, che insieme a Vite Senza Paura Onlus, Artemisia Onlus, insomma da tempo si battono su questo fronte e con chiaramente la voce anche autorevole di Maria Grazia, che aiuta a tenere anche accesi i riflettori su una tematica che, permettetemi di dire, troppo spesso ancora oggi sottovalutata.
Voglio ricordare per i più distratti che durante il periodo di lockdown di 6 mesi fa ci sono stati 11 femminicidi. Io resto a casa, vogliamoci bene, andrà tutto bene. Per molte donne non è andato tutto bene, anzi, quella casa è diventata una prigione, un incubo. Si sono trovate chiuse in casa con i loro aguzzini, mariti violenti, fidanzati violenti. E ci sarebbe tanto ancora da fare. Noi abbiamo cercato di intervenire a livello normativo, quantomeno per coprire quelli che sono ancora dei gap che si possono coprire. Prima di tutto, con questa iniziativa gemella, posso dire, Maurizio, abbiamo depositato lo stesso testo, io alla Camera dei Deputati, lui al Senato, si chiede innanzitutto l'istituzione ufficiale di un albo che riconosca le associazioni, le ONLUS che si occupano del contrasto alla violenza sulle donne. E un altro articolo importante è anche il riconoscimento ufficiale, che oggi in realtà non c'è, manca, di un operatore specializzato che possa garantire un supporto psicologico gratuito. Il supporto psicologico viene spesso sottovalutato, molte donne lo fanno per sensibilità propria e anche mettendo le mani in tasca, perché comunque lo Stato non copre questo tipo di supporto, che invece dovrebbe essere il primo step fondamentale per tornare ad una nuova vita, per ricostruirsi un nuovo equilibrio. Non tutte le donne da sole ce la fanno, quindi esiste il gratuito patrocinio sotto il punto di vista legale, ma mancava e manca purtroppo ancora oggi quello che è un supporto psicologico gratuito, assolutamente fondamentale per ricostruire un proprio percorso di vita. Questo insomma è il nocciolo, la sintesi di questa iniziativa legislativa. È vero che c'è ancora tanto da fare, la nostra collaborazione sono certa che continuerà, andrà avanti e certamente tireremo fuori anche altri spunti e cercheremo di metterci a disposizione. Io mi metto a disposizione, non adesso, lo faccio già da anni, però ovviamente approfitto del mio ruolo istituzionale, del mio incarico in Parlamento, devo dire che devo ringraziare, non per formalità, ma veramente sentito la mia capogruppo alla Camera, Maria Stella Gelmini, perché ci ha creduto fin dal primo giorno e mi hanno affidato il Dipartimento Nazionale Pari Opportunità e Disabilità per il gruppo di Forza Italia, con cui non solo mi occupo per i diritti e le tutele delle persone più fragili e dei disabili, ma anche e soprattutto per le pari opportunità, il ruolo della donna nella società, nel lavoro e ovviamente il contrasto alla violenza sulle donne. Noi l'anno scorso, Maria Grazia, abbiamo presentato 2 mozioni molto importanti alla Camera, proprio a tutela delle donne vittime di violenza. Una addirittura si riferiva proprio alle donne con disabilità vittime di violenza. I numeri sono terrificanti e se ne parla sempre poco. Peraltro un recente episodio dovrebbe anche far riflettere, perché in Sicilia, credo, c'è stata una ragazza con disabilità intellettiva grave che non ha potuto urlare e che all'improvviso si è ritrovata incinta. Nessuno sapeva come, cosa poteva essere successo, tutti negavano, e col test del DNA è venuto fuori che insomma il fisioterapista o comunque la persona che si prendeva cura di lei nella struttura aveva abusato di lei, e questa ragazza non ha potuto urlare, denunciare, gridare. Ecco, ce ne sono tanti di casi come questi ancora rimasti, coperti in un angolo, se ne parla sempre troppo poco. E quelle mozioni sono state approvate all'unanimità, ma purtroppo come tanti impegni che il governo si assume, ahimè, a volte restano nel cassetto. E lo spiegherà anche meglio di me pure la collega e amica Katia Polidori, che è responsabile di Azzurro Donna per la gestione nazionale, e poi insomma un'altra donna, perché io sono dell'idea che le energie positive e le donne, quando si mettono insieme, stanno veramente a fare squadra, smuovono le montagne, e quindi sono anche felice della presenza della senatrice Gallone oggi, che anche lei è sempre in prima linea, si batte ogni iniziativa, alza sempre la mano ed è sempre presente. Non ho ancora scoperto cosa mangia a colazione, perché ha un'energia invidiabile. Detto questo, io vi passo subito la parola e vi ringrazio davvero, non solo per aver avuto fiducia in noi, per anche e soprattutto per la collaborazione e la pazienza che ci è voluta dietro alla stesura di questo testo, che poi siamo andati a depositare e che tutti voi potete trovare anche all'interno della cartella stampa che è stata distribuita all'ingresso.
Maria Grazia, non so se passerei subito la parola a te ringraziandoti. Io volevo dire solo un grazie perché comunque non è facile in questo periodo parlare di violenza perché è tutto coperto dal Covid, ma a maggior ragione proprio per questa paura del Covid ci sono donne che ogni giorno perdono la vita, tutti i giorni soffrono violenze, soprattutto con la crisi economica la violenza aumenta perché tante persone che sono rimaste senza lavoro ritornano a casa e logicamente trovano nella donna un modo per scaricare anche le loro frustrazioni. Ci sono tante le donne che durante il lockdown hanno perso la vita oppure hanno subito la violenza, non soltanto le donne ma anche i bambini che si ritrovavano a casa. E quindi credo che questo sia il momento giusto per riparlare di aiuto alle donne, cercare di fare sinergia a tutti ed essere insieme, un'unica forza per aiutare a mettere fine alla parola violenza, che sia violenza contro le donne, contro i bambini, contro le persone comunque che sono in questo momento più deboli. E io ringrazio veramente tutti voi oggi perché per me è un grande successo e anche una grande emozione trovarmi qui, perché tante volte ti ritrovi a lottare, a vedere queste donne, e quando non riesci ad aiutarle è una sconfitta personale. E quindi grazie veramente di cuore. Grazie, Solveig Goliani, grazie magistrato, insomma adesso dovrei occupare 5 minuti solo per presentare anche te, ma lo farai meglio di chiunque altro. Ma lei non lo farà perché è una persona estremamente umile. Grazie, direi sono qui essenzialmente come responsabile dell'area giuridica di Vite Senza Paura Onlus, quindi... E questo forse è l'unica presentazione. E poi come donna impegnata insieme a voi per cercare di costruire qualcosa di migliore. La nostra idea nasce dalla convinzione che non ci possa essere una società civile nella quale le donne vengono uccise e subiscono violenza. E quindi l'impegno di tutte noi, delle associazioni, e abbiamo ovviamente riscontrato la stessa convinzione, lo stesso impegno nelle onorevoli che ringrazio veramente di cuore per la sensibilità e la disponibilità a costruire insieme un percorso. Ringrazio il Presidente Gasparri che ha accolto con immediatezza e una sensibilità non comune. La nostra idea, la nostra proposta. Quella che presentiamo oggi è il frutto di un lavoro che abbiamo fatto congiuntamente con l'onorevole Versace. Noi avevamo elaborato all'interno della nostra associazione ovviamente una proposta, ma questa proposta è stata veramente migliorata proprio grazie al dialogo con l'onorevole Versace. Sono convinta e lo sottolineo perché in realtà è importante che le competenze, le professionalità si uniscano per ottenere risultati migliori. Quali sono i punti fondamentali? Li ha già esposti l'onorevole Versace, però mi vorrei focalizzare su alcune tematiche. Allora, la prima questione nasce dall'analisi di un test del 612 bis, cioè dell'articolo del nostro codice penale che prevede la punizione del reato di stalking e delle azioni di persecuzione nei confronti appunto persone che poi diventano appunto vittime. E qual è la caratteristica? La caratteristica è la situazione di sottomissione e di condizionamento in cui si trova il soggetto che viene perseguitato. Condizionamento che determina cambiamenti nelle abitudini di vita, impossibilità di comunicare, chiusura nei confronti dei familiari, degli amici e quindi in realtà mette la persona vittima della persecuzione quasi in una situazione di impossibilità di uscire da questa situazione. Ecco perché era fondamentale andare a intervenire in un momento che è prima
della presentazione della proposizione della querela da parte della vittima. Bisogna aiutare le vittime, donne, io parlo di donne, però in realtà le vittime ovviamente possono essere anche gli uomini, ci sono stati dei casi in cui le vittime di stalk sono stati uomini. Quindi diciamo in cui la vittima, bisogna aiutare la vittima ad uscire da questa situazione di condizionamento e di sottomissione. Appunto la sinergia con l'onorevole Versace ci ha portato a individuare nella assistenza attraverso operatori specializzati in un momento preventivo, in un momento precedente appunto alla proposizione della denuncia, l'assistenza per iniziare questo percorso di fuoriuscita. Ci sembra una grande battaglia di civiltà quella che lo Stato si faccia carico di aiutare le donne o gli uomini che sono vittima di persecuzione a rivolgersi alle istituzioni e uscire appunto da questa situazione. Quindi questo è il primo punto, operatori specializzati e assistenza psicologica e completa, quindi assistenza anche di informazione per quanto riguarda gli aspetti legali, quali sono le misure che si possono porre in atto. Nello stesso tempo intendiamo con l'onorevole Versace portare avanti anche un altro percorso, cioè quello di stabilire dei protocolli uniformi sul territorio nazionale. Questo mi sento di anticiparlo perché è importante, anche questa è una battaglia di civiltà, è necessario che le persone che hanno bisogno di aiuto sappiano che ovunque nel paese si rivolgano alle forze dell'ordine e agli operatori del settore, sappiano che sono trattate nello stesso modo, sono aiutate appunto ad uscire dalle situazioni di violenza. Il secondo punto, e poi darei la parola alle altre relatrici, importante è la sinergia, la rete tra le associazioni. Noi ci siamo resi conto proprio con Maria Stella Giorlandino in questo periodo di quanto sia importante la sinergia tra le associazioni. Grazie appunto a questo protocollo, a questo accordo che Maria Grazia Cucinotta e Maria Stella Giorlandino, che sono per me diventate veramente una famiglia, delle amiche carissime, ma grazie a questo accordo noi abbiamo potuto essere presenti, dare risposte concrete alle donne che ci chiedevano aiuto. Noi vorremmo che questa rete fosse una rete più ampia e vorremmo essere appunto attraverso la rete delle associazioni sempre stabilmente in contatto con le istituzioni che sono il nostro riferimento. Quindi grazie ancora. Grazie. Vabbè, noi lo facciamo tra di noi. Ai tempi. Non si sa più che mi è dato. Esatto. Vabbè, hai citato, Sole, abbiamo parlato della collaborazione tra associazioni, hai citato la dottoressa Giorlandini, la invito a prendere la parola se ha piacere. Grazie per essere qui. Naturalmente ringrazio Maurizio, che devo dire dopo tanti anni che noi come Onlus Artemisia provavamo a sensibilizzare su questo argomento, non avevamo una grande voce in capitolo. Sono più di 20 anni che facciamo sul territorio assistenza, facciamo gratuitamente questa assistenza perché ci autofinanziamo ed è stata uno dei primi motivi con cui con Maria Grazia ci siamo trovati, dare realmente un sostegno, formare nelle scuole e soprattutto in questo momento dove subiamo una comunicazione di paura, ci dobbiamo rendere conto quanto la paura non ci renda persone libere ed è questo che noi vogliamo riuscire a coinvolgere tramite le nostre associazioni che si sono unite in questo progetto. Le donne che non parlano hanno paura, la paura è il primo metodo per tenere sotto le persone, quindi dare una consapevolezza, una formazione e ringrazio di nuovo l'onorevole e anche tutte le persone che si sono adoperate per questo momento, ritorniamo a pensare a tutto quello che è importante da trattare, perché oggi alcune donne, la violenza in genere noi parliamo, anche a tutela dei bambini nelle scuole, bisogna entrare nelle scuole, fare formazione. Noi abbiamo avuto una grossa collaborazione sia con una certificazione kosher e alla lab, e loro sono disponibilissimi a entrare dentro le scuole e fare formazione affinché se noi prendiamo dall'adolescenza questi ragazzi possiamo costruire una società migliore,
ma questa è l'istituzione che devono fare, ci devono sostenere, ci devono aiutare. E quindi questo nostro progetto significa eliminare sia all'interno delle famiglie, perché stranamente con il Covid non si è più parlato di violenza, noi parliamo solo di morti o di numeri, ma non si parla più del disagio all'interno delle famiglie. Chiudo il discorso con una cosa che la ritengo umana. Oggi camminavo, mi si è avvicinata una donna e mi ha detto: mi aiuti, mi fa la spesa, ho due bambini. Questo significa che le persone hanno paura, stanno chiuse in casa, non parlano, e noi chiediamo alle istituzioni di sostenerci in un modo diverso di comunicare, di aiutare le donne, le famiglie, e cambiare un pochino quello che è possibile questa società, per farla diventare una società civile e proiettata verso i più deboli. Grazie. Grazie mille, penso che siamo un po' tutti d'accordo su quanto sta emergendo. Io, se siete d'accordo, proseguirei così, darei la parola, se ha piacere, la senatrice Gallone, Katia Polidori, e inviterei la mia capogruppo a concludere. Va bene? Grazie, grazie mille. Io oggi sostituisco indegnamente la nostra capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini, e porto ovviamente il suo saluto, perché su queste tematiche, noi siamo in prima linea e lei ci guida. Sono molto felice e fiera di avere sottoscritto il disegno di legge del Senato a prima firma del collega Gasparri insieme ad altre colleghe del Senato, perché ritengo questo disegno di legge una pietra fondamentale nel percorso delle battaglie che noi stiamo facendo da sempre sulla tutela delle donne. Io ricordo che la legge sullo stalking è stata una legge promossa dal governo di Silvio Berlusconi. Io ricordo tutta una serie di provvedimenti che sono stati presi proprio insieme e che hanno portato oggi ad aver raggiunto un livello di civiltà e di attenzione forse un po' più alto, ma che purtroppo ancora non ha risolto la questione. Io vengo da Bergamo e a Bergamo siamo stati per tanto tempo chiusi in casa. Oggi ritornerò nella mia città e la ritroverò chiusa un'altra volta, e questo vuol dire, e io lo dico sempre, che non solo di Covid ci si ammala e non solo di Covid si muore, ma per le donne molto spesso questo momento di lockdown è diventato un momento di vera prigionia, non soltanto una prigionia della limitazione della libertà personale, come tutti, stiamo subendo, ma giustamente prima di tutto la salute. Però attenzione, perché tante donne non hanno più avuto occasione di potersi rivolgere ai centri di ascolto. Noi a Bergamo abbiamo, come in tutte le città d'Italia, dei bellissimi centri di aiuto alla vita, aiuto alla donna, aiuto donna, eccetera, eccetera. Però anche loro si trovano in difficoltà, perché poi anche per agire. Quindi l'attenzione deve essere altissima. E il concetto di creare un albo di tutte le associazioni e quindi rafforzare il concetto della rete è fondamentale. Può sembrare qualcosa di pleonastico, ma non lo è, perché rendere formale l'istituzione dell'unione di tutti coloro i quali si occupano di sostenere, di portare avanti, è fondamentale. Oggi qua tutte insieme noi stiamo dando un messaggio fortissimo, bellissimo. La Camera, il Senato, le donne, gli uomini, tutti insieme, i rappresentanti del mondo dello spettacolo, che io ringrazio tantissimo, spettacolo, gli attori, perché la loro voce ovviamente per noi è una cassa di risonanza fondamentale, perché un volto conosciuto vale ma tante volte molto più di tante iniziative. Quindi io vi ringrazio tanto, sono felice, grazie Giusi, perché tu sei sempre una portabandiera eccezionale, quindi ci fai da sprone, da stimolo, e quindi ti ringraziamo. Ringrazio Maria Stella Gelmini, perché noi ci guardiamo e ci dimentichiamo forse di ringraziarci, perché siamo abituate a lavorare tutte insieme sempre, no? Quindi siamo un po' in abitudine. E grazie a Katia Polidori, che porta avanti quello che è tutta la nostra componente femminile, che è fondamentale nell'azione totale del partito. Grazie. Grazie, sì, Katia Polidori, responsabile nazionale di Azzurro Donna, che tra l'altro ha da subito voluto firmare questa proposta di legge. So che sta lavorando anche lei su altre iniziative di cui
ci parlerà. Dai, a te la parola. Grazie, grazie Giusy. Ringrazio i colleghi del Senato per ospitarci oggi, la mia capogruppo Gelmini, con la quale appunto stiamo lavorando anche insieme a Giusy ad un'iniziativa per il 25. Il 25 è un giorno simbolico per noi perché è la giornata nazionale contro la violenza alle donne. Volevo ringraziare da subito, così non me ne dimentico, tutte coloro che stamattina sono qui a titolo veramente volontario. Questo è voglio dire, cioè noi stiamo lavorando sicuramente con grande passione, ma voi state dando il vostro tempo e, nel caso dei personaggi pubblici, appunto mettendoci la faccia su un qualcosa che non è un fenomeno, secondo me, una vera e propria piaga sociale. Non a caso, proprio nell'occasione, brutta occasione del primo lockdown, il presidente Berlusconi ha avuto la grande intuizione di riorganizzare Azzurro Donna, il movimento femminile, o meglio, che si occupa delle problematiche femminili all'interno del nostro movimento politico. In quel periodo ci siamo trovate, durante la riorganizzazione, a dover affrontare subito il problema di cui già avete qui sentito parlare. Ci siamo rese conto, soprattutto tra le donne in Italia, in alcune regioni di più e in alcune regioni di meno, va detta l'Italia è stretta e lunga, quindi ci sono differenze, come le segnalazioni per i casi di violenza non stessero più arrivando ai centri antiviolenza. Questa cosa chiaramente ci ha allarmato. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella, anche in maniera, se volete, un po' ingenua, però serviva anche questo in quel periodo, di chiedere con un comunicato e con delle telefonate attraverso le nostre relazioni istituzionali, di chiedere al governo di ripubblicizzare immediatamente quel numero rosa, chiamiamolo così, che serviva per il contatto, per poi però renderci subito conto immediatamente che, guardando i dati, gli omicidi si erano fermati, perché gli omicidi erano in casa in questo caso, e invece i femminicidi avevano raggiunto un numero incredibile. Anche oggi si parla del 48% degli omicidi sono donne. Il 48% in quel periodo ci ha veramente allarmato, e quindi abbiamo iniziato a ragionare con le associazioni, con coloro che sono più vicini al territorio, di quali fossero gli strumenti per poter consentire a queste donne di avere voce. Ne abbiamo messi in campo alcuni, ma è tutto ancora estremamente insufficiente. Ci stiamo apprestando, lo dico con grande cautela, ad un secondo periodo, speriamo di no, ma in alcune regioni è già così, di lockdown, e dobbiamo trovare il modo di dar voce a queste donne, di fare in modo che abbiano il coraggio di poter uscire da casa. Ma delle volte il coraggio non basta. Delle volte ci sono dei figli, delle volte c'è un lavoro da lasciare, delle volte ci sono situazioni molto complicate, mancherebbe una casa, l'andarsene non è sempre così semplice. Stiamo lavorando proprio tutte insieme, questo devo dire che fa onore a tutte voi, tutte insieme e tutti insieme, stiamo lavorando per vedere di dar loro uno strumento di libertà, perché già è difficilissimo trovare il coraggio di denunciare, ma se poi nel momento in cui denunci non hai lo strumento in mano per potertene andare, o comunque per essere protetta, diciamo così, e garantire magari la continuità scolastica ai figli, garantirti un lavoro, perché magari lasci anche il tuo lavoro, a quel punto capite che è realmente impossibile, è improbabile. Quindi noi lavoreremo tutti insieme, il 25 ci ritroveremo presentando questa nostra proposta di legge a firma di tutti, e ci piacerebbe, grazie quindi a Maurizio che l'ha fatto, che tra di noi ci siano degli uomini ad aiutarci a proporre, perché credo che la donna, in quanto generatrice di vita, sia patrimonio dell'umanità tutta. Grazie Katia. Maurizio è patrimonio, devo dire, in tutti i sensi. Veramente è un propositivo attento, non gli sfugge niente, è sempre presente, che lo devo riconoscere. Poi ha una sensibilità rara. E onorevole Maria Stella Gelmini è il nostro capogruppo alla Camera dei Deputati. Grazie, ti lascio la parola per le conclusioni. Mi associo anch'io ai ringraziamenti e sono felice di poter sottoscrivere insieme a tanti colleghi e a tante colleghe questa proposta di legge, che aggiunge un tassello importante nella battaglia contro la violenza di genere. Mi fa piacere che ci sia qui con noi Maurizio Gaspari, lo saluto per primo perché è l'unico uomo, quindi insomma è giusto a dedicargli questa attenzione, non solo per avere insieme a Giusy Versace, l'infaticabile Giusy Versace, proposto questa legge così importante, ma per tutto il lavoro che fa per il nostro
movimento. Sono lieta di poter salutare nuovamente Maria Grazia Cucinotta, ci onora la tua presenza qui oggi e consentimi di portare attraverso la tua persona un saluto a tutti coloro che operano all'interno del mondo del cinema, dello spettacolo, della cultura e della musica. Siamo tutti orfani di questa di queste arti che purtroppo a causa del Covid non possono esprimere il loro talento, la loro energia e farci compagnia e curarci. Ne avremmo tanto, tanto bisogno, quindi noi come gruppo parlamentare siamo vicini a tutti gli operatori di questo mondo, sappiamo il momento di difficoltà che state attraversando. Saluto tutte le signore che sono intervenute e dico che questa è una battaglia che sicuramente si combatte nelle aule parlamentari, ma è innanzitutto una battaglia culturale. E mi fa piacere che almeno su questo tema il Parlamento esprima una trasversalità, perché noi recentemente con Alessandra Gallone, con Katia, abbiamo votato il Codice Rosso, è stato un voto trasversale, un voto di tutto il Parlamento, ed è anche quella una legge molto importante. Noi come Forza Italia abbiamo dato un contributo con Revenge Porn, perché vogliamo tutelare l'immagine e la libertà delle donne anche sui social, anche sulla rete, e quindi quella misura la rivendichiamo con forza e credo che sia stato un fatto estremamente importante. Sappiamo che lo Stato non arriva dappertutto e quindi noi in tutti i settori sosteniamo fortemente la sussidiarietà e quindi il contributo che viene dall'associazionismo e dai volontari. Lo vediamo anche in questa stagione di pandemia, quanto i volontari, quanto le associazioni no profit sostengano delle cause giuste, diano un contributo decisivo per far fronte al tema della salute, per rispondere ai tanti bisogni dei cittadini. Anche l'associazionismo nella battaglia contro la violenza di genere ha dato prova di sé, ha dato tanti aiuti a donne e a famiglie in difficoltà, e quindi anch'io come Alessandra ritengo che istituire questo albo non sia un fatto formale, ma è il riconoscimento di un impegno che viene da lontano, di una energia, di una disponibilità, di una generosità che fa grande il nostro paese. E quindi noi chiederemo, anche in vista della prossima legge di bilancio, che ci siano anche delle risorse, perché già abbiamo tanti volontari, tante volontarie che danno il loro contributo. Però queste associazioni hanno bisogno di un riconoscimento giuridico, ma anche di un sostegno economico. E sicuramente la scuola può fare molto. Con Mara Carfagna, con Stefania Prestigiacomo, avevamo istituito proprio nelle scuole la giornata contro la violenza di genere. Però occorre anche puntare sulla formazione degli operatori. E quindi è attraverso un gioco di squadra. Il Covid ci sta insegnando che non ci si salva da soli, ma bisogna essere squadra, bisogna creare sinergie. Qua mi fa piacere vedere tante donne che stimo impegnate in prima linea e quindi sono convinta, poi conosco la tenacia della nostra guerriera di Giusy Versace e conosco Maurizio Gaspari, quindi sono certa che questa legge arriverà in porto rapidissimamente, quindi potremo disporre di un nuovo albo e di nuove risorse economiche per combattere questa battaglia che purtroppo non è episodica, ma è una lotta strutturale, perché basta leggere ogni giorno i giornali per capire quanti siano i casi nei quali la libertà delle donne è conculcata e violata. Grazie Stella, tra l'altro hai toccato un tema importante, caro a tutti, perché bisogna lavorare sulla cultura e soprattutto sulle scuole per insegnare ai ragazzi che ci vuole veramente rispetto per la vita, per se stessi e per gli altri, perché la vita è un dono e va rispettato e tutelato ancora di più poi soprattutto nella donna che genera la vita. Ecco, questo è un concetto che so che nelle scuole spesso cercano di marcare. Approfitto prima di chiudere, di lasciare la parola se qualcuno ha domande, per salutare, hai citato gli artisti, abbiamo qua una rappresentanza anche importante degli artisti, oltre a Maria Grazia, che ringrazio ancora una volta per essere qui, la mia amica soprano Alma Manera, che in questo momento particolare soffre come tanti altri artisti per non potersi esibire, per non poter organizzare eventi, ma che è sempre impegnata come donna al rispetto delle donne e della vita, sempre in prima linea e anche volontaria dell'Unità Alzi insieme a me, pensa. E so che con Gasparri avete anche presentato qui al Senato un'iniziativa importante a tutela degli artisti, no? Perché possano avere delle tutele previdenziali, se non sbaglio, dei contributi. Com'era la storia? La vuoi...
Ne presenterò una gemella alla Camera, assolutamente sì. Allora, grazie per essere qui anche a te e non lo so se ci sono domande, se no io chiuderei, Maurizio, se... chiudiamo e ringraziamo tutti davvero per essere stati attenti e partecipi, grazie a tutti. E un saluto a chi ci ha seguito, è vero, a distanza, perché a grande, grazie, vedi, all'epoca, nell'epoca dei social, grazie per chi ha seguito la diretta, certamente. Prima di andare via, sì, una foto tutti insieme, grazie.